Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale Spalancamente. Oggi vedremo come il bene e il male vivano nel corpo di una persona sola. Il tutto tramite in una pozione. Sto parlando di Dr. Jekyll e il suo alter ego, Mr. Hyde. Robert Louis Balfour Stevenson nacque a Edimburgo il 13 novembre 1850 e morì a Vailma, Samoa, il 3 dicembre 1894. È stato uno scrittore, drammaturgo e poeta scozzese dell'età vittoriana. Famoso principalmente per i due romanzi L'isola del tesoro e Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Figlio unico di Thomas Stevenson e di Margaret Isabella. Dall'infanzia soffrì di problemi di salute a causa della magrezza. Nel 1871 cominciò a collaborare alla Edinburgh University, dove pubblicò alcuni saggi. 1878. Riuscì ad affermare il suo geniale spirito di osservazione e il suo delizioso umorismo grazie alle sue letterature francesi. E il 3 dicembre 1894 morì di emorragia cerebrale ed è sepolto sul monte Vaea nelle isole Samoa, dove gli fu eretto un monumento funebre. Gabriel John Utterson, protagonista del romanzo, è un avvocato che investigherà sulla personalità di Mr. Hyde. Henry Jekyll, amico di Utterson, laureato in medicina, è ossessionato dai suoi esperimenti scientifici. Edward Hyde è l'antagonista del libro, è l'alter ego malvagio di Jekyll. Richard Enfield, amico di Utterson. Esty Lyon, dottore e stretto amico di Utterson e Jekyll. Paul, domestico di Jekyll, è il primo a sospettare il cambiamento del suo padrone. Newcombe, ispettore di Scotland Yard, aiuta Utterson a cercare indizi su Mr. Hyde. Sir Danvers Carew, membro del Parlamento, prima vittima dell'omicidio malefico di Mr. Hyde e cliente di Utterson. Siamo a Londra. La storia ci viene raccontata da Utterson, l'avvocato che ricorda la vita del suo amico Jekyll. Un giorno, nelle strade di Londra, Utterson e suo cugino Enfield si trovano davanti a uno scantinato che fa ritornare in mente a Enfield di aver visto un essere ripugnante che aveva calpestato una bambina. E l'essere mostruoso è Mr. Hyde. Utterson, con la pulce nell'orecchio, vuole vederci chiaro e rimane scioccato quando scopre che Jekyll vuole lasciare la sua eredità a Mr. Hyde. Utterson pensa che Hyde minacci Jekyll. Un giorno ha la brutta sorpresa di incontrare Hyde, che è un uomo basso, gobbo, pieno di peluria, asociale e persino violento. Tornato nelle sembianze umane, Jekyll rassicura Utterson che tra lui e Hyde va tutto bene. Dopo un anno succede un altro caso che sconvolge la comunità. Sir Danvers Carew, cliente di Utterson, è stato orrendamente ucciso a bastonate e con la polizia alle calcagna Utterson trova il bastone di legno usato come arma del delitto. Utterson chiede a Jekyll dove sta Hyde. Jekyll gli dice che ha interrotto i rapporti con lui. Dopo un po' di tempo di tranquillità, Jekyll riprende la vita in società, ma ricade nell'isolamento dal mondo, dove decide di fare un proprio testamento.
ma viene scoperto da Utterson e dalla polizia tramutato in Hyde. La polizia gli spara e da Hyde ritorna ad essere Jekyll, sconvolgendo tutti, in particolar modo il suo migliore amico Utterson. Pubblicato nel 1886, è un racconto gotico dello scrittore scozzese Robert Louis Stevenson. In poche parole, il romanzo ci vuole mostrare che una persona ha due distinte personalità, una buona e l'altra malvagia. Il successo di questo romanzo fu strepitoso solo nel Regno Unito, dove furono vendute circa 40.000 copie. Il libro poi ha avuto innumerevoli versioni teatrali, cinematografiche e parodie. Le più famose possiamo ricordare 1920, Dr. Jekyll and Mr. Hyde di John Stuart Robertson, 1970, La vera storia del Dr. Jekyll di Stephen Wicks, e poi le parodie 1953, Gianni e Pinotto contro il Dottor Jekyll di Charles Lamont, e 1963, Le folli notti del Dottor Jekyll di Jerry Lewis. E qui, ragazzi, anche i nostri amici cartoni animati hanno voluto dare il loro contributo a questo romanzo. Vediamo insieme quali sono. 1947, Dr. Jekyll and Mr. Mouse di Hanna-Barbera con protagonisti Tom e Jerry. 1954, Dr. Jekyll's Hyde, in italiano La pelle del Dr. Jekyll, Warner Bros., diretto da Fritz Freleng con Silvestro e i cagnolini Spike and Chester. 1955, Hyde and R., Warner Bros. Looney Tunes con il nostro beniamino Bugs Bunny. 1960, Tweety and Dr. Jekyll, Looney Tunes, con il nostro duo preferito dopo Tom e Jerry, ovvero Titti e Gatto Silvestro. E infine, 1994, Page Master, la scena del Dr. Jekyll. Amici, lo speciale Halloween Spalancamente 2020 è finito. Adesso, da domenica prossima, partiranno i libri più tranquilli. Grazie per l'ascolto. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, dove ogni volta vi comunicherò l'ora del video da vedere su YouTube. Attivate la campanella per le notifiche e soprattutto mettete like ad ogni video. Amici, non vi resta che augurarvi buon divertimento, buon ascolto, a presto!